Beatrice Antolini aprirà questa sì. rassegna giovedì, è una rassegna molto particolare in cui in qualche modo sarai costretta a ridurre all'osso la tua produzione. E fare anche da apripista, quindi diciamo la situazione peggiore ma anche migliore, perché diciamo fare da apripista è sempre importante. Ecco, come ti senti al pensare appunto di suonare in un museo sulla storia di Bologna, insomma? Guarda, ora che sono qui, prima quando ero a casa bene, adesso che sono qui mi sta venendo un po' diciamo di emozione, perché mi trovo davanti questo Steinway meraviglioso dell'Ottocento e devo cercare di rendergli onore, soprattutto a lui, quindi... Hai già idea di che cosa farai? Farò i miei brani in una versione piano e voce, è molto la cosa più semplice, insomma, appunto per dare onore al pianoforte, perché comunque, come diceva Pierfrancesco, il pianoforte è messo a disposizione, quindi io, essendo comunque tastierista, pianista, eccetera, poi i miei live sono diversi, suono la batteria, ho le sequenze, c'è dell'elettronica, ci sono tantissimi arrangiamenti, ma in questo caso, visto che c'è il pianoforte, diamo importanza a lui e quindi cercherò di fare i miei brani, diciamo quelli più fattibili, perché ce ne sono certi che non sono fattibili, diciamo i brani fattibili piano e voce.